Amici sportivi, amanti dell'hockey, buonasera e ben collegati con il Palasport di Sandrigo per la sfida tra Telea Medical Sandrigo e Lanaro Breganze, valida come quindicesima giornata del campionato di Serie A1 di hockey su pista. Un saluto a tutti voi da Stefano Rettis con le riprese e la regia affidate a Filippo e Flavio Zattera. Vi accompagneremo in questo derby vicentino tra due formazioni che nonostante la differente situazione in classifica e i rispettivi punti raccolti si trovano ad affrontare un periodo di crescita e di forma fisica che potrebbe veramente in questa giornata ribaltare ogni pronostico. Vive il suo momento migliore Telea Medical Sandrigo dopo la vittoria col Trissino di mercoledì al Paladante, formazione quella di Franco Vanzo che sta veramente raccogliendo quello che si era persa all'inizio della stagione ed ora può e deve assolutamente pensare alla corsa playoff senza però abbassare mai la guardia e tenere sempre a vista con la coda dell'occhio quello che succede lì nelle retrovie. Breganze invece ancora fermo a zero punti, ha avuto un inizio campionato travagliato, complice anche per qualche giornata l'assenza di Mattia Ghirardello, pilastro di questa formazione. Una formazione comunque nuova, giovane, con tanto bisogno di trovare l'amalgama giusta, amalgama che dall'arrivo di Enrico Gonzo in panchina sembra stia dando i propri frutti. Per ultima la partita di mercoledì sera in casa del Montebello, dove i rossoneri hanno messo in discussione le sorti della partita fino all'ultimo secondo. Non è comunque l'unica sconfitta di misura per il Breganze, che quindi al giro di boa di questo campionato può ancora dire la sua. Il campionato è ancora lungo e poi con la nuova formula dei play-out tutto è possibile, formula play-out già inserita nella scorsa stagione, anche se come tutti noi sappiamo non si è potuta testare a causa dell'annullamento del campionato. È doveroso intanto un saluto come sempre a tutti voi tifosi da casa che più di tutti soffrite di questa situazione. Il nostro augurio è che si torni al più presto alla normalità, a poter incitare i propri campioni dal bordo della pista. Pista che ha visto proprio in questo momento le formazioni fare il saluto iniziale, sfida, fischio d'inizio e direzione di gara che è affidata ai signori Alfonso Rago di Giovinazzo ed Enrico Ugi di Lodi. Con le due formazioni pronte al fischio d'inizio andiamo a vedere dunque quali sono gli starting five decisi dai due allenatori per Franco Vanzo del Sandrigo. In porta c'è Mauro Dalmonte, mentre giocatori esterni Alberto Pozzato, Diogo Neves, Claudio Cacau e Marc Pajares. Per il Breganze invece Enrico Gonzo mette in porta Bigarella, giocatori esterni Capitan Dal Santo, poi Mattia Ghirardello, Paul Galifa e Dalla Valle. Questa è la formazione del Breganze in pista, partita intanto che è appena cominciata, c'è subito un'infrazione in area, più che altro pallina alta del Breganze, dunque la rimessa in gioco affidata al Sandrigo con Pajares che avanza sulla sinistra, il passaggio lungo fascia sinistra per Cacau, pallina per Pozzato, poi Neves, Pajares, ancora Neves al centrocampo, lo scambio nuovamente con il giocatore casacca numero 4 del Sandrigo, Pajares, Pozzato intanto, la pallina lì in mezzo per Cacau che dopo 30 secondi la mette dentro, va subito in vantaggio il Sandrigo con questa bella giocata del Sandrigo, il gol di Cacau, il tapin che non perdona e la pallina che finisce dentro per l'1-0 dopo appena 29 secondi dall'inizio della partita. Parte dunque subito a mille la formazione di Franco Vanzo, Cacau per Pajares, Pozzato, Neves, ancora Pozzato, aggira la porta di Bigarella, poi lascia lì la sfera verso Diogo Neves, su di lui c'è il fallo di Ghirardello, primo fallo di squadra della partita, fallo di squadra che va assegnato sul contapunti al Breganze.
cozzato indietro per Neves che avanza di qualche metro, va per via centrale, poi si sposta sulla sinistra. Diogo Neves lascia la palla a Cacau, su di lui due uomini. Neves indietro per Pozzato. Pagliares ancora, Diogo Neves deve andare al tiro, il San Rigo è l'ultimo secondo di gioco, deve lasciargli palla dunque al Breganze che ne riconquista il possesso. Avanza adesso Capitan Dal Santo, si fa disturbare per un attimo da Cacau, va a recuperare pallina Paul Galifa. Dalla Valle intanto si ferma dietro la porta di Dal Monte. Dalla Valle, su di lui il pressing di Cacau, riesce a liberare Dalla Valle verso Galifa. Galifa passa in area dove c'è Dalla Valle che di prima intenzione colpisce pallina, non colpisce però lo specchio della porta. Pallina comunque ancora sulle stecche delle Braganze, con Dal Santo che mette lì la pallina in mezzo per la deviazione di Dalla Valle. Pallina che finisce nuovamente fuori. Paul Galifa la alza e schiaccia, pallina parata da Mauro Dal Monte. Può ripartire con tutta tranquillità il San Rigo. Neves per Cacau all'angolo, lascia la pallina dietro la porta di Bigarella per Neves che si ferma, controlla la situazione, poi decide di tornare indietro verso Pagliares. Ancora Pagliares, su di lui il pressing di Paul Galifa, riesce a liberare Pagliares verso Neves, il tiro di Neves, la parata di Bigarella, pallina che però va a toccare il soffitto. Si partirà dunque con la rimessa in gioco dal centrocampo, palla a due, trascorsi intanto due minuti e mezzo dall'inizio della partita. Partita che vede in vantaggio il San Rigo con il gol di Cacau dopo appena 29 secondi. Pallina adesso messa lì in mezzo all'area del San Rigo, dove non c'è nessuno del Breganze a poter battere in rete. Ancora Breganze con Dal Santo, il tiro in girata di Dal Santo, pallina deviata però dalle gambe di Neves. Riparte ora la formazione bianco-celeste di Vanzo. Neves, Pozzato, Neves, ancora Pozzato, scambiano nuovamente i due. Ora è Neves per Pagliares. Cacau che tenta di restituire il favore a Pagliares, sbaglia però il passaggio, non c'è intesa tra Pagliares e Cacau. Può comunque ricostruire la propria azione il San Rigo. Ultimi 7 secondi ancora per andare al tiro per San Rigo, deve farlo in questo momento con Pagliares. Va al tiro Pagliares, tenta ancora nuovamente la deviazione fortunata di Cacau, la pallina però che scorre e viene recuperata dalla difesa delle Breganze, che adesso rilancia l'azione con Paul Galifa, su di lui il pressing di Pozzato. Ancora però Galifa che riesce a mantenere il possesso di palla, passa dietro la porta dove trova Dalla Valle che tenta di metterla lì in mezzo, di imbrogliare anche Dal Monte. Intanto il tiro di Pagliares, pallina che finisce fuori dallo specchio della porta. Cacau ancora per San Rigo, mette la pallina all'ilianea per Pagliares, nulla da fare, riparte il Breganze. Il tiro intanto di Ghilardello, la deviazione fuori di Mauro Dal Monte. Dal Santo lascia lì palla per Ghilardello. Gaifa, il tiro di Gaifa, tenta la deviazione dalla Valle, nulla da fare, riparte adesso in contropiede la transizione del San Rigo con Neves che lascia palla per Pozzato, spara Pozzato, para però con le gambe la difesa delle Breganze, più precisamente con Stefano Dal Santo, il capitano della formazione rossonera. E ancora San Rigo però ad amministrare sfera con Neves adesso che guadagna qualche metro, va sulla destra, poi si ferma dietro la porta, su di lui il contrasto regolare di Galifa e poi viene fischiato il fallo, credo di Pozzato, su Dal Santo. Dunque Alfonso Rago segna il primo fallo di squadra anche per San Rigo. Situazione di falli di squadra sull'1-1. 19 e 37 secondi ancora da giocare, prima frazione di gioco. Gaifa intanto
tenta nuovamente l'alza schiaccia dalla destra della porta difesa da Mauro Dalmonte. Non riesce però ad impattare bene sulla sfera, ma è ancora pallina in possesso del Breganze con Paul Gaifa che gioca indietro verso Stefano Dal Santo. Taglia nel metà campo Stefano Dal Santo, ritorna la pallina verso Paul Gaifa. Ancora il giocatore spagnolo a mettere lì la pallina in mezzo verso Ghirardello. Ricostruisce l'azione Ghirardello, 15 secondi ancora per andare al tiro per Breganze, tenta di sorprendere sulla destra Mauro Dalmonte che ci mette una pezza e poi il gol di Paul Gaifa che pareggia i conti a 18 e 49 dal termine del primo tempo. Pareggia i conti Paul Gaifa, era stato sfortunato precedentemente con Mauro Dalmonte che ci ha messo una pezza proprio lì in extremis. Pareggia dunque il Breganze. Attenzione adesso nuovamente la transizione Breganze con Gaifa disturbato però in fase difensiva molto bene da Pajares, dunque costretto il Breganze a ricostruire l'azione. Stefano Dal Santo, intanto il tiro che va a finire purtroppo addosso al proprio compagno di squadra Dalla Valle, quindi intanto la giocata di Neves, la pallina che passa lì davanti alle linee della porta, disturbato però in fase offensiva Cacao che non riesce a metterla dentro. Neves, il tiro di Neves, buona la parata di Bigarella. Pozzato. Dal Santo, indietro per Ghirardello, 17:35, ancora da giocare. Gaifa, Stefano Dal Santo, si accentra Dal Santo, mette la pallina in mezzo per Dalla Valle, buono comunque, buone azioni anche quelle da parte del Breganze che sta cercando in tutti i modi di entrare dentro all'area sandricense, ci è riuscito in più di qualche occasione. Pozzato, Pajares, il pressing di Dal Santo, Pajares riesce a passare verso Pozzato, poi il tiro di Neves fermato dalla stecca di Gaifa, riparte il Breganze con Dalla Valle che si prende spazio, va sulla destra, poi va verso l'angolo, la virata di Dalla Valle, torna indietro la sfera verso Ghirardello, riparte dunque l'azione del Breganze con il giro palla. Gaifa indietro in diagonale verso Ghirardello, Dal Santo. Ancora Dal Santo, cerca il pertugio, riesce a servire lì in mezzo Ghirardello che però non riesce a catturare la pallina. Pallina che gli è arrivata da dietro, intanto deve andare al tiro il Breganze. Recupera Pozzato per Sandrigo, riparte dunque il Sandrigo, Pozzato, Pajares, la pallina sulla destra per Diogo Neves, Pozzato, Neves, Pajares, dentro l'area breganzese Cacao, il tiro intanto di Neves ancora una volta con il guantone Bigarella ad impennare la sfera, sfera che va nuovamente a toccare il soffitto, questa volta è rimessa in gioco per il Sandrigo. Cacao, Pajares, porta via molto bene palla Paul Gaifa e adesso macina metri Gaifa, disturbato poi da Pajares, deve ricostruire un'altra azione. Era votata al contropiede l'azione di Gaifa, deve ripartire dal centrocampo.
Dalla Valle. Il tiro dall'estrema destra di Dalla Valle non impensierisce però Dal Monte, pallina che finisce fuori. Cacao intanto tenta il tiro, ferma la difesa del Breganza, ancora Sandrigo, Neves. 14 e 40 minuti ancora della prima frazione di gioco. Neves, il tiro di Neves, Sandrigo che sta cercando di andare al tiro da fuori area, dalla distanza. Gioco diverso invece quello del Breganza, che tenta in più di un'occasione di sorprendere da dietro a porta Mauro Dal Monte. Cacao, la zampata di Bigarella, Pozzato che tenta di servire Cacao che era ben appostato sulla sinistra di Bigarella. Adesso qui c'è il contropiede del Breganza con il tentativo di Dal Santo, recupera adesso palla Pozzato, contropiede del Sandrigo, Neves, Pozzato per il tiro al volo, fermato però nuovamente da Bigarella. Si riparte con il Breganza, capitan Dal Santo a servire lungo fascia destra, Andrea Dalla Valle, poi Gaifa dietro la porta di Dal Monte, ancora Gaifa, ancora lui a portare, sfera, mette la pallina lì in mezzo con la zampata, scaraventa via Mauro Dal Monte, ancora Breganza, Dal Santo. 13 e 18 secondi intanto da giocare in questa prima frazione di gioco, ancora Breganza, Gaifa perde però sfera sul pressing di Diogo Neves, riparte il Sandrigo, cade qui Cacao, c'è per Alfonso Rago l'intervento falloso di Mattia Ghirardello, quindi secondo fallo di squadra del Breganza e primo time out della partita chiamato da mister Franco Vanzo per Sandrigo. Noi come nostra consuetudine andiamo anche a vedere quelle che sono le altre partite della serata e i relativi risultati parziali con Grosseto Monza che viene in vantaggio il Grosseto per 2-0, il derbissimo di questa sera, derbissimo vicentino tra Bassano e Valdagno che vede la situazione sull'1-1, Sarzana Scandiano 1-0 per Sarzana, mentre Montebello Follonica 1-1. Altre due partite che andranno recuperate a finire questa quindicesima giornata si giocheranno domani pomeriggio alle ore 18, quella tra Correggio Lodi e quella tra Trissino e Forte dei Marmi, altra bella sfida da seguire con un Trissino che sicuramente avrà il dente avvelenato per la sconfitta subita in casa mercoledì scorso proprio contro Telea Medical Sandrigo. Una grande partita quella giocata dai ragazzi di Franco Vanzo che adesso hanno recuperato qualche posizione in più in classifica, ora occupa il Sandrigo la nona posizione con 15 punti e quindi Sandrigo che adesso in questo bel momento può pensare anche all'aggancio verso l'ottava posizione a cercare l'obiettivo playoff. Una squadra che ha tutte le carte in regola per farlo. Però attenzione anche alle squadre dalle retrovie. Continui segnali di crescita da parte di tutte le formazioni. Si riparte dunque con Sandrigo. Vasquez intanto che serve. Pozzato, Vasquez, il nuovo entrato per la formazione di Vanzo. Pajares. Ancora Vasquez, sempre pungente in questo campionato il giocatore del Sandrigo. Giocatore che ormai tifosi sandricensi sono affezionati. Vasquez adesso in possesso di sfera verso Diogo Neves. Ancora Neves per Vasquez. Ferma la difesa del Breganza e adesso la transizione con Ghirardello che chiama i suoi. Si accentra Ghirardello, poi mette un tiro accompagnato lì in mezzo dove però non c'è nessun compagno di squadra.
tiro che non va ad impensierire Mauro Dal Monte. Adesso riparte la propria azione di gioco il Sandrigo. Vasquez per Pozzato in girata, la pallina però che finisce fuori, poi si alza in piedi con una zampata, scaraventa via Bigarella, la sfera che finisce fuori e dunque riparte con la rimessa in gioco il Sandrigo. Neves, il passaggio in mezzo di Neves viene deviato dalla difesa rossonera, riparte adesso il Braganza con Ghirardello e Capitan Dal Santo. Stefano Dal Santo che cerca di scrollarsi di dosso il pressing di Vasquez, il passaggio intanto in mezzo per Filippo Compagno, Pozzato intanto Pajares, Filippo Compagno che è una nota positiva di questa partita, che dopo un po' di tempo ritorna in pista e lo fa nel migliore dei modi, dando un grande supporto alla formazione del Breganze. Per lui durante la settimana parole di elogio nei social anche da parte di Capitan Dal Santo. Gaifa proprio per Filippo Compagno, fermo dietro la porta di Dal Monte, aspetta il momento giusto per cedere pallina al compagno di squadra, ferma però Diogo Neves in fase difensiva. Neves che va a servire adesso Pajares per la transizione del Sandrigo. Vasquez a tu per tu con Bigarella, qui viene fischiato il contatto sulla stecca di Vasquez e quindi rigore per Uggeri, per l'arbitro Uggeri è rigore a 10 minuti e 13 secondi al termine del primo tempo. Enrico Uggeri decreta rigore a favore del Sandrigo per un contatto sulla stecca di Vasquez che si era avviato a tu per tu, anzi è andato a tu per tu contro Bigarella. Adesso sul dischetto si porta Marc Pajares, lo specialista sui tiri di rigore. Va al tiro Pajares, para però Bigarella, ancora Pajares, tenta la giocata. Nulla da fare per Sandrigo, neutralizza Bigarella questa occasione per Telea Medical Sandrigo. Fallo intanto anche da parte del Sandrigo con Diogo Neves. Viene assegnato il terzo fallo di squadra alla formazione di casa. A due invece il Breganze che gioca sfera in questo momento. 9 minuti e 45 secondi. Gaglifa all'indirizzo di Compagno il passaggio, però c'è la transizione del Sandrigo. Tenta il tiro Capitan Poletto, anche lui fa il suo ingresso in campo, fermato però dalla difesa del Breganze. Adesso Compagno per il Breganze, Ghirardello, Gaifa nuovamente per Compagno, indietro la sfera verso Mattia Ghirardello. Compagno, ancora Ghirardello, su di lui Pajares, poi riesce a liberare sulla sinistra dove trova Gaifa, il passaggio in mezzo verso Compagno che però scivola in area di rigore, va a toccare sfera da terra, dunque il fallo è assegnato a favore del Sandrigo con Diogo Neves adesso che si è percorso tutto il campo. Ghirardello intanto che ruba sfera, perde però il possesso di palla, la riconquista il Sandrigo con Pajares, qui va a commettere fallo in fase offensiva Filippo Compagno, commette il terzo fallo di squadra per Breganze. Sandrigo intanto con Diogo Neves, Pajares a giocare sulla sinistra per Capitan Poletto, ancora Pajares, Poletto al centrocampo, il capitano numero 6 del Sandrigo, Pajares, Neves. Il tiro di Neves, la pallina poi capita lì proprio nei pressi di
Vasquez che va con il tiro al volo, nulla da fare però, ferma tutto la difesa delle Braganze che amministra sfera in questo momento. Capitana Dal Santo, va il tiro Dal Santo, la pallina però che non c'entra lo specchio della porta, riparte adesso Pajares per il San Rigo, il passaggio in diagonale sinistro verso Poletto, Vasquez, Neves, Poletto. 7 minuti e 55 secondi al termine del primo tempo, riparte adesso il Braganze, lo fa con Battaglin, da poco entrato, tenta il tiro al volo Battaglin sull'assist di Ghirardello. C'è intanto la sfida a due da dietro porta tra Vasquez e Dal Santo. 7 minuti e 34 secondi al termine del primo tempo. C'è il secondo time out di questo primo tempo, questa volta a chiamarlo Enrico Gonzo del Braganze. Risultati intanto dalle altre piste con Grosseto Monza 2-1, Bassano Valdagno che vede passare in vantaggio il Valdagno per 2-1, Sarzana Scandiano ancora in vantaggio Sarzana per 1-0, mentre ancora ferma sull'1-1 Montebello Follonica. Le altre due partite che andranno a chiudere la quindicesima giornata, Correggio Lodi e Trissino Forte dei Marmi, si giocheranno domani domenica alle ore 18, partite che potrete comunque sempre seguire da questa piattaforma di FISR TV. Poi durante la partita andremo anche a consultare quella che è la classifica generale, che è cambiata nell'ultima giornata con Lodi che ha preso le redini della classifica che vedeva capolista fino all'altra giornata il Valdagno che però è caduto nell'ultima giornata a Forte dei Marmi. Lodi invece che si è imposto in quelli di Follonica per 9-5. Forte dei Marmi ha battuto Valdagno per 3-1 e quindi sono un po' cambiate le carte in tavola in questa classifica, una classifica che comunque grazie anche ai recuperi delle giornate perse ha definito quella che sarà la griglia della Final 8 di Coppa Italia, in previsione di poterla svolgere quest'anno in questa stagione la Coppa Italia. Le 8 formazioni che accederanno al Final 8 ve le diremo poi. Adesso torniamo un attimo alla pista con il San Rigo in fase offensiva, Neves che va al tiro, prende l'asta, il palo superiore della porta, difesa da Bigarella, pallina che si stampa proprio nel legno superiore su questo bel tiro dalla destra di Diogo Neves. Pietro Battaglini intanto va a servire Filippo Compagno che si fa portare via palla da Pozzato. Pozzato che va a servire Neves sulla destra. Neves, il tiro accompagnato lì viene deviato da Bigarella. Nulla da fare per San Rigo. 6 minuti e 42 secondi al termine del primo tempo. La pallina a favore del San Rigo con Neves che gioca indietro verso Vasquez, il tiro di Vasquez, la pallina che finisce abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Riparte dunque il Braganze con Ghirardello che va a servire Battaglin, intanto intuisce tutto in fase difensiva Diogo Neves che porta via una buona sfera e rilancia dunque l'azione il San Rigo con Pozzato che serve capitan Poletto. Neves chiama dietro porta al suo servizio Poletto, poi decide di tornare indietro verso Pozzato, ancora Neves, il passaggio in mezzo di Neves verso Vasquez, è preda però della difesa del Braganze con Compagno che tenta di mantenere il possesso di sfera, decide poi di scaricare indietro verso capitana Dal Santo che finta il tiro e poi vede invece un fallo in area Uggeri, dunque quarto fallo di squadra delle Braganze. Riparte con la propria azione offensiva il San Rigo con Neves
che serve Pozzato, poi Poletto, ancora Neves, Poletto per Pozzato che mette la pallina lì in mezzo per un attimo, ha dato l'impressione Vasquez di colpire la pallina e metterla dentro, pallina che era sfuggita lì proprio sotto le gambe di Bigarella. Difesa però del Braganza che è riuscita a sventare questa possibile gol del Sanrigo. Gagliffa intanto indietro per Dal Santo. 5 minuti ancora da giocare, 5 minuti al termine del primo tempo. 1-1. Partita che sicuramente ci regalerà ancora tante emozioni. C'è il fallo intanto in fase offensiva del Sanrigo che pareggia i conti per quel che riguarda i falli di squadra. 4-4. Gaifa per Ghirardello. Battaglin indietro verso Gaifa. Riconquista però sfera il Sanrigo, riparte con Pozzato, il lancio lunghissimo sulla destra verso Diogo Neves. Neves mette la pallina lì verso Poletto che deve ricostruire l'azione, quindi scarica indietro. Adesso c'è il tiro di Neves deviato però dalla difesa delle Braganze, la pallina che finisce fuori dal rettangolo di gioco e sarà dunque rimessa in gioco a favore del Sanrigo. Sulla pallina si porta Vasquez che tocca per Neves, indietro Pozzato. Il contrasto di Battaglin, ancora Sanrigo, Neves mette la pallina in mezzo all'indirizzo di Poletto. Braganze ora con Ghirardello, Gaifa su di lui, il pressing di Vasquez, ancora Paul Gaifa. Stefano Dal Santo studia la posizione dei propri compagni di squadra. Ghirardello decide di tornare indietro verso la propria metà campo dove trova Dal Santo. Il passaggio di Dal Santo in mezzo per la deviazione di Battaglin. Cattura però palla la difesa del Sanrigo. Qui c'è il fallo in attacco di Gaifa, il quinto fallo di squadra per Braganze. Riparte intanto con la propria azione offensiva il Sanrigo. Dietro la porta c'è Pozzato, su di lui il doppio pressing, riesce però Pozzato a servire in extremis Diogo Neves che però commette fallo all'angolo e dunque ripartirà con la propria azione di gioco il Braganze, con Dal Santo che va a servire lungo Gaifa, il tiro poi al volo dalla destra di Ghirardello. Transizione intanto del Sanrigo con l'alza e schiaccia di Pozzato. Pozzato che con un bel alza e schiaccia è andato a rete proprio nella sfida contro Sanrigo, scusate, contro Trissino. Bellissimo il gol di Alberto Pozzato. Vasquez intanto in girata va a servire Neves che poi vede sulla sinistra Capitan Poletto che va a servire di prima intenzione Vasquez. Ancora Sanrigo, sbaglia però il passaggio Neves, intercetta Dal Santo che riparte con la transizione delle Braganze. Dal Santo indietro verso Gaifa, 1 minuto e 50 ancora da giocare, il tiro dalla propria metà campo di Paul Gaifa, la pallina però che finisce fuori dalla porta di Del Monte. Dunque riparte il Sanrigo, Vasquez che va a servire Neves, Poletto, ancora Neves, 1 minuto e mezzo al termine del primo tempo. Neves, il tiro di Neves sporcato però dalla difesa del Braganza, intercetta dunque e riparte il Braganza con Stefano Dal Santo. Gaifa
Battaglin nuovamente, Paul Gallifa. Il passaggio in area per Battaglin, preda però della difesa del Sandrigo, contropiede adesso con Neves che si accentra e poi viene disturbato dalla difesa del Breganze, ma la pallina è ancora del Sandrigo. Poletto, ultimi 50 secondi di questo primo tempo, Neves, Poletto, Pozzato va dietro la porta di Bigarella, ancora Pozzato, Pozzato a mantenere il possesso di sfera, Neves per Vasquez, ultimi 30 secondi però, 10 secondi ancora di gestione palla per il Sandrigo che deve andare al tiro. Chiama infatti in questo momento i secondi Dal Monte, ma c'è adesso il contropiede del Breganze. Ultima occasione per il Breganze che può portare al termine il primo tempo in possesso di sfera. Ultimi 10 secondi, attende all'ultimo secondo il Breganze per andare al tiro. Lo fa in questo momento con Stefano Dal Santo. Un po' prematuro forse il tiro di Dal Santo che poteva guadagnare ancora qualche metro. Finisce in questo momento il primo tempo tra Telea Medical Sandrigo e Lanaro Breganze. Situazione di 1-1 con i gol di Cacao al primo minuto e poi a pareggiare i conti Paul Gallifa al settimo minuto. Qualche minuto di pausa anche per noi. L'invito è quello di seguirci per il secondo tempo di Telea Medical Sandrigo Lanaro Breganze.
Amici sportivi, ben ricollegati con il Palasport di Sandrigo per questo secondo tempo tra Telea Medical Sandrigo e Lanaro Breganza. È partita valida come quindicesima giornata del massimo campionato di Serie A1 di hockey su pista. La situazione che vede al momento la parità tra le due formazioni con il risultato di 1-1, il gol del Sandrigo subito dopo 29 secondi con il tap-in vincente di Claudio Cacau, mentre il pareggio del Breganze porta la firma di Paul Gaifa al settimo minuto del primo tempo. Squadre che sono pronte per iniziare questo secondo tempo con la pallina affidata alla prima battuta di stecca a Claudio Cacau. Tutto è pronto per cominciare. Formazioni in campo che rispecchiano mi sembra quelle del primo tempo, con giocatori esterni per il Sandrigo, anzi no, per il Sandrigo c'è Vasquez che inizia questo secondo tempo assieme a Pozzato, Pajares, Claudio Cacau e sempre con Mauro Dal Monte in porta. Breganze invece che schiera Mattia Ghirardello e Stefano Dal Santo con Andrea Dalla Valle e Paul Gaifa in porta. Bigarella, pallina intanto affidata al Sandrigo con Pozzato che aggira la porta di Bigarella. Pozzato che cerca di servire e lo fa in questo momento sulle retrovie. Marc Pajares che va a servire un passaggio in mezzo troppo lungo per Marc Vasquez. Scadono anche i 45 secondi di possesso sfera e dunque si riparte con l'azione offensiva del Braganza. Pallina affidata alla stecca di Stefano Dal Santo che va a servire all'angolo Andrea Dalla Valle. Primo minuto del secondo tempo che se ne va in questo momento. Dal Santo intanto a giocare indietro per Gaifa. Gaifa sulla destra, scusate, Ghirardello per Gaifa che va a servire Dal Santo. Ghirardello che tocca sfera in questo momento. Dal Santo, finta il tiro Dal Santo, poi si scrolla di dosso Vasquez, il passaggio accompagnato in mezzo aereo di Stefano Dal Santo, la zampata a scaraventare via di Mauro Dal Monte, poi c'è questo tiro del Sandrigo, la pallina però che viene deviata dalla difesa delle Breganze, pallina che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Si riparte dunque con la rimessa in gioco a favore del Sandrigo. C'è intanto un piccolo break chiesto da Andrea Bigarella per asciugare la pista, il parquet proprio sottostante ai suoi pattini. Andrea Bigarella, giocatore del Breganze, per lui casacca numero 26. Mancano intanto 23 minuti e mezzo al termine della partita. Come abbiamo detto prima, il risultato che vede la perfetta parità, occasioni per entrambe le formazioni. Intanto c'è questo fallo su Cacau proprio al limite dell'area. Breganze che va dunque a segnare il proprio sesto fallo di squadra. Cacau intanto sulla sfera che andrà a servire Vasquez. Vasquez che tocca adesso in questo momento per Pajares, ancora Vasquez, nuovamente Pajares, ancora Vasquez sulla destra, va a servire in mezzo Cacau, però disturbato molto bene in fase difensiva da Ghirardello. Contropiede intanto delle Breganze con Dalla Valle, pressato dalla difesa del Sandrigo. Dalla Valle però commette fallo e quindi riparte il Sandrigo con Pozzato in contropiede. Pozzato dalla destra, il tiro che finisce fuori, ancora Sandrigo. Vasquez indietro per Pajares. Cacau, passaggio per Pozzato che torna nuovamente indietro per Pajares. Ancora Pozzato dalla sinistra a servire all'angolo Cacau. Cacau indietro per Pajares. Ancora Cacau a cercare la smarcatura di Vasquez, si smarca dietro la porta di Bigarella. Vasquez indietro per Pozzato che finta il tiro, poi in girata si scrolla di dosso Gaifa, il tiro di Pozzato, para bene Bigarella. Adesso la transizione del Breganze con Dal Santo fermato da Vasquez che lancia i suoi. Adesso un 3 contro 3 Sandrigo con Pajares che va a servire in mezzo
Pozzato in girata, ferma ancora Bigarella che però riconsegna la pallina a Pozzato che ne approfitta nuovamente per andare al tiro, nuovamente Bigarella a sventare il pericolo. Fasi concitate adesso in avvio di questo secondo tempo, viene fischiata l'infrazione dei 10 secondi nella propria metà campo per il Breganze con Dal Santo che non è riuscito a liberare in tempo la propria metà campo con il possesso sfera e dunque si riparte con Sandrigo. Prima dicevamo sulla classifica, sul girone di andata che con i recuperi è terminato, dunque si sono definite le 8 squadre che andranno a giocare la possibile Final 8. Le squadre sono dunque Lodi, Valdagno, Sarzana, il Forte. Intanto l'azione del Sandrigo con Cacau che tenta di sorprendere in girata Bigarella, contropiede intanto del Breganze, qui c'è il fallo di Cacau, su di lui c'è il cartellino blu, cartellino blu dunque di Cacau per Cacau sul fallo nei confronti di Dalla Valle. Dicevamo le 8 squadre qualificate per la Final 8 di Coppa Italia: Lodi, Valdagno, Sarzana e Forte, poi Trissino, Montebello, Follonica e Bassano. Intanto occasione, torniamo alla pista, occasione per il Breganze di portarsi in vantaggio con questo tiro diretto affidato a Paul Gaifa. Per lui 3 realizzazioni su 11 tentativi dal dischetto del tiro diretto. Dunque Paul Gaifa contro Dal Monte, parte Gaifa e va a segnare il gol che porta in vantaggio il Breganze. Dunque Sandrigo 1, Breganze 2 a 21 e 36 dal termine della partita. Passa in vantaggio dunque il Breganze con questo tiro libero segnato da Paul Gaifa. E dunque deve rivedere un po' le proprie azioni offensive il Sandrigo, che proprio in questo momento sbaglia il passaggio con Pajares. Pajares che adesso tenta di andare a rimediare all'angolo, subisce il fallo di Gaifa. Dunque si parte con Sandrigo, Pozzato indietro per Neves. Neves, Pajares, Pozzato indietro per Pajares, tenta intanto di smarcarsi in area. Vasquez lascia strada al tiro di Diogo Neves, la pallina deviata con un'ottima parata da parte di Andrea Bigarella, pallina che finisce fuori e dunque riparte il Sandrigo. Neves intanto si fa portare via palla molto bene da Ghirardello, che adesso rilancia l'azione del Breganze. Dalla Valle, dalla sinistra, Dalla Valle va alla ricerca della retroporta di Dal Monte. Ancora Breganze con Dal Santo, Ghirardello, lo scambio tra i due, Ghirardello, Gaifa. Avanza Gaifa, il tiro di Gaifa che si insacca proprio alle spalle di Dal Monte, la pallina che va a colpire il palo e poi finisce dentro a 20 minuti e 10 secondi. Rivediamo il c'è un problema con il replay. Dunque gol di Gaifa che porta a 3, porta a 2 lunghezze di vantaggio il Breganze. E d'altronde lo avevamo detto proprio a inizio partita, un Breganze che ultimamente sta dimostrando la giusta amalgama e lo sappiamo bene, con un allenatore come Enrico Gonzo che conosce come le proprie tasche i giocatori breganzesi. Enrico Gonzo che è nato e cresciuto a Breganze. Sandrigo adesso con Pajares,
Neves. Vasquez, Pozzato dietro la porta di Bigarella, Pozzato che va a servire a centrocampo Pajares. Vasquez perde il possesso di sfera, adesso il contropiede di bellissimo di Ghirardello che va al tiro, rischia di segnare il quarto gol Mattia Ghirardello. Neves, ancora Neves, pronta alla difesa del Breganze, ma riconquista Alessandrigo, in girata intanto Vasquez, pronto con la zampata Bigarella. Neves, su di lui c'è Paul Galifa. Il tiro intanto di Neves, raso a terra, facile preda di Andrea Bigarella. Adesso da dietro la propria porta Stefano Dal Santo va a servire lungo con il gioco di sponda Andrea Dalla Valle che aggira la porta di Dalmonte, poi serve Battaglin. Scambi tra Ghirardello e Dal Santo. Dalla Valle. Time out intanto a 17 minuti e 55 secondi dal termine della partita, time out chiamato chiaramente da Franco Vanzo che deve fare un po' di ordine di idee tra i suoi giocatori. Noi andiamo a vedere quello che succede nelle altre quattro piste con Grosseto Monza 2-2, il derbissimo poi tra Bassano e Valdagno 2-2, Sarzana Scandiano in vantaggio, Sarzana per 3-0 e Montebello Follonica vede in vantaggio il Follonica per 3-1. Altre due partite ancora da giocare a chiudere questa quindicesima giornata, verranno giocate domani sera alle ore 18, quella tra Correggio e la capolista Lodi e Trissino Forte dei Marmi. Situazione intanto qui al Palasport di Sanrigo che vede il Breganze in vantaggio per 3-1. Breganze che ha praticamente ribaltato la partita, ha subito il primo gol subito a 29 secondi dall'inizio, poi al settimo minuto del primo tempo è andato al pareggio con Galifa, Galifa che è andato poi a segnare la sua tripletta personale al terzo minuto e al quinto del secondo tempo. Terminato intanto il time out, siamo pronti a tornare a seguire il gioco, mancano 17 minuti e 55 secondi al termine della partita. Pajares per Diogo Neves. Pajares, adesso Vasquez a tu per tu e trova il gol Mark Vasquez che va ad accorciare le distanze, 17 minuti e 42 secondi, Mark Vasquez, rivediamo il gol del bomber catalano. Dalla Valle intanto a servire dietro porta Pietro Battaglin. Su Battaglin c'è il pressing di Pozzato, ancora Battaglin che mantiene il possesso di sfera, bravo il giovane giocatore del Breganze, ancora Battaglin a duellare con Pozzato che però alla fine la vince e lancia l'azione offensiva del Sanrigo. Neves intanto disturbato molto bene dal capitan Dal Santo del Breganze, ancora sfida tra Dal Santo e l'attacco del Sanrigo, la vince il giocatore del Breganze, il tiro intanto di Ghirardello, pallina che finisce fuori, rimessa in gioco assegnata al Sanrigo, 16 minuti e 43 secondi, Sanrigo 2 Breganze 3, la rete poco fa che ha accorciato le distanze da parte di Mark Vasquez.
Vasquez per Pajares, il passaggio di Pozzato poi per Neves, Neves che mette una pallina lì in mezzo per Vasquez, che però disturbato anche dalla difesa non riesce ad andare all'appuntamento con la pallina. Esce intanto dalla valle per il Breganze, entra nuovamente Filippo Compagno, fratello di Checco Compagno, Filippo che è tornato a calzare i pattini dopo un lungo periodo, 2 anni credo, di inattività. Breganze che è andato ai ripari anche con l'innesto di proprio di Filippo Compagno, che ben ha figurato nelle ultime giornate, andato anche in rete con una bellissima rete. Intanto proprio Compagno che si era smarcato molto bene della compagnia di Pajares, riparte adesso il Sandrigo, Neves, ancora Neves, qui viene fischiato il fallo a Neves perché nel rimpallo, nel contrasto, Neves è andato a toccare la pallina con il pattino. Dal Santo. Ghirardello. Indietro verso Dal Santo, 15 minuti e 40 secondi, intanto ancora da giocare, c'è il blocco di Compagno, ancora pallina del Breganze, Compagno adesso che va al tiro dalla sinistra, para Dal Monte, recupera poi Pajares che va a servire Neves, c'è il fallo intanto su Vasquez e quindi Breganze che raggiunge quota 8 falli di squadra a un quarto d'ora dal termine. Sulla pallina c'è Marc Pajares, pronti al tiro Pozzato e Diogo Neves, mentre dietro la porta di Bigarella c'è Vasquez con la guardia di Stefano Dal Santo. Andremo a vedere per chi toccherà sfera Marc Pajares, per Pozzato che va a servire di prima intenzione Neves, perde l'occasione per andare al tiro il Sandrigo e dunque ricostruisce con un giro palla il Sandrigo, poi va al tiro da centrocampo con Pozzato, la pallina che viene recuperata dalla difesa delle Breganze, più precisamente con Battaglini che va a servire Compagno, Compagno però butta via un'occasione andando a servire il Sandrigo, poi Pozzato, Pozzato ancora va verso il centro dell'area del Breganze e poi decide di tornare indietro dove trova Pajares. Pajares il passaggio in mezzo all'area dove trova Pozzato che va a recuperare ancora Pajares per Neves. Dalla sinistra Neves si accentra, Neves tutto solo, fa tutto lui Neves e poi recupera la difesa del Breganze con Ghirardello, Ghirardello si accentra, Ghirardello va al tiro, Mattia Ghirardello pronto, Mauro Dal Monte ancora adesso, Sandrigo altra transizione con Pozzato, Pozzato su di lui, il pressing di Dal Santo che regala nuovamente palla ai suoi, Ghirardello il passaggio lungo viene però prima intercettato da Neves, Neves che va a cercare di fintando il tiro di servire Pozzato, la pallina però che viene difesa molto bene dal Sandrigo, qui adesso altra occasione di Vasquez, veramente fasi molto concitate in questo istante di partita, in questo momento, adesso riparte con molta calma Dal Santo a chiedere anche un po', a trovare anche un po' di calma e di lucidità dei suoi giocatori, soprattutto in fase difensiva in cui il Breganze ha subito molto in questi secondi. Adesso altro contropiede del Sandrigo, Vasquez tenta con un'altra alza e schiaccia, nulla da fare, ancora la difesa delle Breganze adesso a ripartire con Battaglin, chiude però la difesa del Sandrigo, pallina indietro per Dal Santo che finta il tiro, poi guadagna ancora qualche metro, va al tiro Dal Santo, ferma Marc Pajares che tenta di servire lunghissimo Vasquez, la pallina però viene sporcata da una stecca del
del Breganze, dunque diventa difficile per Pajares, scusate, per Vasquez, che deve andare a recuperare dietro porta la sfera. Adesso c'è questo passaggio in mezzo per via centrale di Neves, recuperato dalla difesa delle Breganze. Va al sesto fallo di squadra invece il Sandrigo per questo fallo su Stefano Del Santo, e c'è adesso il time out chiamato da Enrico Gonzo, che veramente, come abbiamo già detto, sta cercando di risollevare le sorti di questo Breganze, che attualmente occupa l'ultima posizione in classifica con 0 punti, ma un Breganze che ha dimostrato soprattutto nelle ultime giornate di poter anche meritare qualche punto in classifica. Lo sta facendo veramente con un bel gioco, ragazzi che si sono finalmente ritrovati, lo sta dimostrando questa sera conducendo questa partita al momento per 3-2 su un Telea Medical Sandrigo che sta attraversando un grandissimo stato di forma. I gol intanto ricordiamo di Cacao ad aprire le danze a 29 secondi dall'inizio della partita, poi Paul Gaifa al settimo minuto del primo tempo pareggia i conti, ancora Gaifa al terzo minuto del secondo tempo e ancora lo spagnolo al quinto minuto del secondo tempo a portare sul 3-1 il Breganze, e all'ottavo minuto accorcia le distanze per il 2-3. Mark Vasquez, tutto pronto intanto per ripartire con il gioco, si attende soltanto Andrea Bigarella che ritorna in questo momento nella propria posizione in porta. 12 minuti e 53 secondi ancora da giocare, pallina adesso rimessa in gioco affidata al Breganze con la sponda che non favorisce però l'intenzione di Battaglini di andare a servire compagno, e qui intanto c'è l'incursione del Sandrigo con Cacao che va a servire Pajares, di prima intenzione colpisce pallina e grande gol da centrocampo di Alberto Pozzato che va a cavare la cosiddetta ragnatela dall'angolo della porta, difesa da Bigarella. 12 minuti e 36 secondi, la staffilata da centrocampo di Pozzato. Torna in parità dunque la partita al 13° minuto del secondo tempo con il missile terra-aria di Alberto Pozzato che nessuno è riuscito a vedere. Contropiede intanto del Breganze con Capitan Del Santo, adesso la transizione del Sandrigo, altra transizione questa volta rosso-nera con Compagno che va a servire sulla destra Del Santo, poi Del Santo indietro verso Gaifa, Gaifa che chiede di alzare i giri motore della formazione in fase di giro palla. Gaifa che non vuole addormentare il gioco, vuole alzare il ritmo. Eccolo, Paul Gaifa in possesso di sfera, va a servire in mezzo per Compagno che tenta di spizzare la pallina al volo, pallina però che finisce fuori dallo specchio della porta, quindi non va ad impensierire Mauro Dal Monte. Adesso Sandrigo con Cacao che perde il possesso di palla, un bravo Battaglin che va a rubargli la battaglia, adesso che fa fuori due attaccanti e guadagna metro su metro il centrocampo del Sandrigo. Ricomincia poi con il giro palla, qui adesso un'azione solitaria di Del Santo, su di lui il doppio pressing del Sandrigo, ancora Del Santo a mantenere il possesso per i rossoneri, Del Santo a tagliare il campo sulla destra per Battaglin. 10 minuti e 56 secondi, ancora Battaglin, su di lui c'è Neves, qui viene fischiato il nono fallo di squadra al Breganze. Riparte intanto Sandrigo. Cacao, altro fallo di squadra questa volta del Sandrigo che va a quota 7-9, falli di squadra invece quelli del Breganze che si è avvicinato pericolosamente al decimo fallo.
Mancano 10 minuti e mezzo al termine della partita, ancora il Breganze con Battaglin su di lui, Marc Pagliaressa vince ancora il possesso sfera, Battaglin compagno, fermo dietro la porta di Dal Monte, ancora compagno. E regala però palla al Sandrigo, a Cacau che però va a servire Neves, che poi adesso c'è Pozzato Neves che aveva cercato di servire Cacau, che nel frattempo aveva perso la stecca. Alza schiaccia intanto di Pozzato. Pajares Dal Santo intanto, il tiro di Dal Santo, pallina che finisce fuori dallo specchio della porta, poi in un secondo tempo va a colpire il palo, palo interno, e pallina che finisce lì nei pressi di Dal Monte. Sfortunata qui l'azione di Dal Santo, che per un niente stava portando nuovamente in vantaggio il Breganze. Adesso Sandrigo con Pozzato che perde però il possesso di sfera, ne approfitta Dal Santo per il rilancio del Breganze. Battaglin intanto, ancora Battaglin, doppio cambio intanto nel Breganze, rientra dalla valle, esce compagno. 8 primi e 50 secondi ancora da giocare, 3-3 la situazione, partita veramente entusiasmante come avevo annunciato inizio partita, due formazioni in netta crescita, bel stato di forma quello del Sandrigo, un Breganze invece che sta dimostrando veramente tanto nelle ultime giornate, e quindi partita questa aperta ad ogni tipo di pronostico. Qui c'è l'ottavo fallo di squadra in fase offensiva del Sandrigo, che anche lui si avvicina a quota 10. Si riparte dunque con Breganze, Gallifa dalla destra, guadagna metro su metro Gallifa, su di lui c'è il pressing di Neves, indietro poi la pallina verso il centrocampo del Breganze. Battaglin per Dal Santo, si accentra Dal Santo, va al tiro, parano le gambe di Pozzato, ancora Breganze, Paul Gallifa torna indietro verso Battaglin, il passaggio sulla sinistra per capitana Dal Santo. Dal Santo tenta di servire in mezzo dalla valle, fermato dall'attacco del Sandrigo, poi viene regalato il possesso al Sandrigo. Neves intanto va al tiro, Neves, ma viene disturbato dalla stecca di Dalla Valle, le alza schiaccia di Cacau, bella la parata di Bigarella su questo tiro insidiosissimo di Cacau, aveva dato la giusta forza alla pallina in questo alza e schiaccia. Ancora Sandrigo, Neves, sette minuti e 15 secondi al termine della partita. Gallifa, passaggio indietro verso Ghirardello, ancora Paul Gallifa, il pallina che torna al capitano della formazione allenata da Gonzo, Stefano Dal Santo. Gallifa per Ghirardello, lo scambio tra i due, ancora Gallifa, poi Ghirardello, il tenta di servire in girata dalla valle che deve andare a recuperare la pallina dietro alla porta di Dal Monte. Ultimi 5 secondi ancora di gestione palla per il Breganze, va al tiro Mattia Ghirardello, la pallina però che finisce sulla rete, che si trova proprio dietro la porta di Dal Monte. Sostituzione intanto per il Sandrigo, esce Alberto Pozzato, rientra Marc Vasquez a 6 minuti e 27 secondi
dal termine della partita. Falli di squadra, ricordo, 8 quelli del Sandrigo, 9 invece quelli del Breganze. Tentativo intanto di Pajares sull'assist di Vasquez. Il tiro intanto di Neves devia leggermente con il braccio Bigarella. Qui adesso c'è Dal Santo, l'intervento di Mauro Dal Monte. Qui viene fischiato qualcosa. Logicamente la porta spostata durante l'arrivo della difesa del Sandrigo. Chiede calma intanto Enrico Uggeri ai giocatori del Breganze, che chiaramente chiedono sia punito questo spostamento di porta. Invece viene decretato una rimessa in gioco a due. Contesa tra Neves e Dalla Valle, la vince il Breganze con Dalla Valle adesso in possesso di sfera. Dalla Valle con Neves a pressare, va a riconquistare intanto Pajares il possesso per Sandrigo. 5 minuti e mezzo ancora da giocare, adesso c'è il contropiede del Sandrigo con il gol di Cacao che va a colpire al volo la sua specialità. La pallina poi che fortunatamente per Cacao va a colpire il palo e poi colpisce Bigarella. Pallina dunque che carambola dentro per il gol del Sandrigo, che passa nuovamente in vantaggio a 5 minuti e mezzo dal termine con Cacao. E qui viene assegnato il rigore al Breganze. Sinceramente non ho visto, in quanto stavo appuntando proprio il gol, anzi non viene dato il rigore. Inizialmente uno dei due arbitri sembrava aver assegnato il rigore, poi non sono riuscito a vedere l'azione, in quanto stavo proprio appuntando il gol di Cacao. Ciò che mi è parso è che uno dei due arbitri aveva indicato il dischetto del rigore a favore del Breganze, poi invece verrà normalmente rimessa in gioco la pallina con, credo, il fallo a favore del Sandrigo. Ovviamente ha qualcosa da ridire la compagine del Breganze. Cinque minuti e 15 secondi intanto ancora da giocare. Uggeri intanto che va a richiamare Gonzo sulla panchina del Breganze. Chiaramente capibile anche lo sfogo di Enrico Gonzo dopo il gol subito, anche la beffa di un possibile tiro di rigore assegnato, poi invece annullato da parte del duo arbitrale. Quindi si riparte con il Sandrigo in possesso di sfera. Neves, Vasquez, il pressing di Ghirardello che riparte per il Breganze. Ghirardello che tenta di servire in mezzo Dal Santo e Galifa, ferma però la difesa del Sandrigo, ma è ancora Breganze. Vasquez adesso che va a recuperare la sfera, la transizione del Breganze con del Sandrigo con Vasquez. Neves ancora, Marc Vasquez sulla destra, Alberto Pozzato, gira palla adesso il Sandrigo,
Vasquez, Neves indietro per Pallares, chiaramente cerca anche adesso di perdere qualche secondo il Sandrigo, anche se è ancora troppo presto per andare alla ricerca del catenaccio. Partita lunghissima nell'hockey, 4 minuti. Ancora tutto è possibile, ricordo i falli di squadra, 8 quelli del Sandrigo, 9 quelli del Breganze, quindi ancora tutto è aperto al risultato finale. Breganze che al momento non ha ancora ceduto un colpo. Ancora pericoloso il Breganze con questo tiro accompagnato in mezzo di Ghirardello, la zampata di Dal Monte che poi va a colpire con la pallina il povero Dalla Valle. Nulla di preoccupante comunque per Dalla Valle, che è ancora in gioco. Adesso il Sandrigo con Pallares. Vasquez, Pallares, Neves per Pozzato, 3 minuti e 15 secondi ancora da giocare. Pozzato, Neves, Neves che cade a terra da solo. Non c'è stato assolutamente il fallo del Breganze. Qui intanto chiama i secondi Dal Monte. Finiti, terminati 45 secondi di gestione palla per il Sandrigo. Contropiede del Breganze con Ghirardello, che però deve tornare indietro con l'azione offensiva. Ghirardello, va il tiro Ghirardello, la deviazione di Dalla Valle sembra sia stata, sì, la pallina però che finisce dietro la porta di Dal Monte. 2 minuti e mezzo ancora da giocare, Breganze in possesso di sfera, Paul Gaifa che aggira la porta di Dal Monte, tenta, alza e schiaccia da dietro porta, poi cade, accusa un colpo alla mano presumibilmente dato da Marc Pallares. Tutto però è regolare per Enrico Uggeri. 2 minuti e 16 secondi ancora da giocare, viene chiamato il time out da parte di Enrico Gonzo per il Lanaro Breganze. Intanto andiamo a vedere l'ultimo gol del Sandrigo con Cacao che va a colpire al volo la palla, la pallina con un gioco disponde tra palo e Bigarella, carambola dentro per il nuovo gol del vantaggio per Breganze, che adesso conduce 2 minuti e 16 secondi. Risultati intanto dalle altre piste con Grosseto che conduce per 5-4 sul Monza. Altra partita tirata anche tiratissimo il derby tra Bassano Valdagno, che vede in vantaggio il Bassano per 4-3, mentre Sarzana conduce per 6-1 su Scandiano, e Montebello Follonica 3-8 vede il Follonica dilagare sul Montebello. Si ritorna dunque a seguire il gioco qui a Sandrigo, mancano 2 minuti e 16 secondi, saranno veramente 2 minuti intensi anche per quel che riguarda i falli di squadra, 8 quelli del Sandrigo, 9 invece il Breganze. Breganze che sta cercando in tutte le maniere di entrare dentro all'area del Sandrigo. Sandrigo che questa sera non è sembrato il Sandrigo dei tempi migliori, ma che ha trovato comunque dinanzi a sé un Breganze molto organizzato, molto votato all'attacco, alle incursioni in area. Adesso il Sandrigo a girare sfera con Neves, Pozzato, Breganze che forse deve alzare un po' di più il pressing. Ormai ha poco da perdere. La formazione di Gonzo perde invece il possesso di sfera, la regala nuovamente al Sandrigo con Vasquez che deve liberare entro i 10 secondi dalla propria metà campo. Lo fa in questo momento con Pozzato che serve nuovamente indietro nella propria metà campo. Marc Pallares, c'è Diogo Neves, il Sandrigo però che va a regalare per un attimo il possesso al Breganze. Contropiede adesso del Sandrigo e saggiamente
Pozzato cerca di ricostruire un'azione con tutta calma, senza andare per forza al tiro. Non serve forzare al Sanrigo quando manca 1 minuto e 10 secondi. Diogo Neves gioca indietro per Marc Pajares. Alberto Pozzato, Neves gioca a largo adesso il Sanrigo. Pajares quasi vicino alla propria area di rigore. Pajares va a pressare invece alto il Breganzi. Adesso c'è Vasquez che va a forzare il tiro con un alza e schiaccia lì accompagnato, morbidissimo, che però non va ad impensierire Andrea Bigarella. Ultimi 40 secondi, adesso la palla del Breganzi con Ghirardello che va al tiro, fermato però da Pajares e Pozzato. Ancora Sanrigo adesso, Vasquez, altissimo il pressing del Breganze che costringe allo scadere dei 10 secondi nella propria metà campo il Sanrigo. Dunque a 30 secondi dal termine il Breganze toglie il portiere Andrea Bigarella, inserisce il quinto uomo di movimento, vale a dire Filippo Compagno. Dunque superiorità numerica per quanto riguarda gli esterni per Breganze, con Del Santo che va al tiro, pallina ancora del Breganze. Gaifa va a servire Ghirardello, Del Santo, Gaifa è al tiro, Gaifa carambola la pallina lì proprio sotto a Dal Monte. 6 secondi intanto al termine, la pallina adesso verrà giocata a favore del Sanrigo. Ancora con il quinto uomo di movimento in più il Breganze, spazza via però il Sanrigo con Pozzato che va a recuperare pallina in questo momento e riesce a tenerne il possesso fino allo scadere del tempo. Sofferta per il Sanrigo, ma Sanrigo che conquista altri 3 punti fondamentali per la rincorsa adesso alla classifica playoff. Complimenti comunque a un Breganze che merita veramente qualche punto in questo campionato e lo meritava sicuramente questa sera, dove è stato anche per gran parte della partita in vantaggio. Si chiude dunque sul risultato di 4-3 la partita a favore del Sanrigo. I gol di Cacau, Vasquez, Pozzato e nuovamente Cacau per Sanrigo, mentre tripletta quella per il Breganze con Paul Gaifa. Dunque per noi adesso andiamo a dare come nostra consuetudine quelli che sono anche i prossimi appuntamenti. Sabato 23 gennaio con Breganze che ospiterà il Pala Ferrarin il Correggio, mentre Sanrigo sarà impegnato in un altro derby di fuoco nel Palazzo dell'Ubroker Bassano. Risultati intanto dalle altre piste con Grosseto Monza 5-4, Bassano Valdagno 4-3, finale invece tra Sarzana Scandiano 6-1, ancora in corso anche Montebello Folonica 3-8. Per noi è davvero tutto da Stefano Rettis, Flavio e Filippo Zattera di Studio 7 HD. Grazie di averci seguito e buon proseguimento di serata.